Questa intuizione ha avuto molto seguito, ho ricevuto diverse lettere e testimonianze di persone che hanno aderito alla mia iniziativa e che mi hanno raccontato nelle lettere che mi hanno scritto che è vero, sono andate per consolare gli ammalati, in realtà sono uscite dal letto dei dolori consolate dagli ammalati stessi, la cui esperienza ha reso più umana la loro vita. Devo dire anche che l'iniziativa ha avuto anche un riverbero positivo nel campo nazionale. Fra poco i miei interventi su questo soggetto saranno pubblicati in un libro che il direttore dell'ufficio di pastorale sanitaria della diocesi di Taranto ha curato, il Ministero della Consultazione, così lì in quella pubblicazione è indicato quali sono un po' le finalità. È nato così un connubio tra Chiesa e ANT in rapporto ai sofferenti, in aiuto ai sofferenti. Sono contento di continuare questo servizio. Ecco, io stasera sono particolarmente lieto che anche a Statte sia stata istituita una sede come questa, un punto di riferimento, perché mi rendo conto che quando all'improvviso un medico diagnostica che in una persona c'è la presenza di un tumore, succede il terremoto in quella persona, succede il terremoto in quella famiglia, non si sa come reagire. A volte la reazione dei familiari va anche messa sotto controllo, perché alle volte è una reazione che finisce per farsi più del male anziché di far del bene. Quindi che ci sia un'associazione esperta che venga in aiuto alla famiglia colpita in questa situazione è davvero un atto che io trovo di grande umanità. È per questo che credo che sono contento questa sera e ringrazio il lavoro sindaco e tutti coloro che hanno reso possibile una decisione del genere, perché c'è una crescita in umanità, una crescita nella civiltà. È un fatto positivo che possiamo raccontare con orgoglio, perché allora si è nella possibilità di far del bene in queste situazioni, credo che valga davvero la pena di raccontare queste iniziative positive. Grazie. Ringrazio tanto Sua Eccellenza che ha colto nel segno, infatti l'ante si prende cura non soltanto del malato ma naturalmente anche della sua famiglia. Vorrei, prima di passare la parola al sindaco, vorrei presentarvi la dottoressa che è proprio, diciamo, alla responsabilità di questa zona, la dottoressa dell'ANT, che è la responsabilità della zona di Statte e di Mazzara. Prego, la dottoressa che è con noi da tanti anni. Prego. Io ringrazio intanto per la presenza, Sua Eccellenza, che stasera ha voluto testimoniare l'importanza della serata, appunto, dell'inaugurazione dell'Associazione Nazionale Tumori, qui anche a Statte. E naturalmente un ringraziamento va al professor Saprete, alla signora Vanz, ma a tutti i volontari dell'Associazione Nazionale Tumori qui su Statte, perché ho già testimoniato Sua Eccellenza, insomma, è un'associazione importante per il territorio. Noi salutiamo questa iniziativa con orgoglio e con soddisfazione, perché, giusto riprendendo le parole di Sua Eccellenza, che ha, come dire, riassunto tutto quello che è l'essenza di questa serata, e serve nel momento in cui viene diagnosticata la malattia come quella tumorale un supporto psicologico, un supporto qualificato. Perché c'è un momento di vuoto nelle famiglie, poi ci sono momenti, modi e motivazioni che le famiglie, a cui le famiglie devono rispondere, appunto al momento in cui si viene a trovare di fronte a questo terribile momento, e Dio sa quanto ci vuole l'aiuto davvero dei volontari rispetto a questo importante capitolo della nostra vita sociale.
L'associazionismo, la crescita dell'associazionismo viene salutata sempre positivamente, perché significa dare merito all'attività di una comunità. Una comunità non cresce se l'associazionismo non c'è, se non ci sono queste spinte che vengono dal volontariato. E questa è una pagina importante, così come tante altre, ma questa è più importante perché si rivolge alla sofferenza delle persone. Quindi davvero la salutiamo con orgoglio questa sera. Questa cosa fa il paio anche con una delle buone notizie, quello che è l'aspetto sanitario a cui siamo, come dire, tutti i giorni interessati, no? Quello che è il risvolto, che è l'organizzazione sanitaria anche sul territorio. L'ospedale San Giuseppe Moscale, a cui faccio riferimento, rimane uno dei punti di riferimento e rimarrà nel piano ospedaliero, nel piano sanitario regionale, per quello che è l'aspetto oncologico, appunto. Quindi questo noi lo salutiamo con soddisfazione, il montaggio della beta TAC, una serie di, come dire, di aspetti che riguardano quell'ospedale, la qualificazione dello stesso, ci mette nelle condizioni di creare una maglia positiva, perché a questa terribile malattia a cui noi purtroppo siamo sottoposti e ancora non abbiamo un registro, come dire, di tumori aggiornato che ci mette nelle condizioni di conoscere davvero quanto uccida questa malattia sul nostro territorio, ci possa mettere nelle condizioni di affrontarla sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista di quello che è l'impegno che voi metterete qui sul nostro territorio. Davvero vi ringrazio col cuore e vi auguro buon lavoro, perché questa comunità possa valersi della vostra esperienza. Grazie. Grazie. Quanto sono sincere le parole del sindaco, ci è stato vicino dal primo momento e tutto il suo staff, tutta la sua equipe, non abbiamo mai trovato degli ostacoli, anzi direi le porte aperte. Desidererei concludere con il nostro capo reparto, che è il nostro medico responsabile di tutti i nostri medici, che essendo di turno ha fatto poco di ritardo e ora ve lo presentiamo, il dottor Arcangelo Sappi, prego. Adesso. Un piccolo aneddoto che a me piace sempre raccontare moltissimo, perché ecco, vi dimostra anche un po' chi sono le persone. Il dottor Sappi, quando era piccolino, portò in ospedale la sua mamma, allora all'ospedale di Battaglie, e vide per la prima volta il professor Alberto Prete. Gli piacque molto quella figura di medico e disse: io da grande voglio fare medico come lui. Che cosa è successo? È diventato grande, si è laureato e specializzato a Ferrara, a Bologna. Dopodiché il professor Franco Pannuti, che è il nostro primario, è stato ed è il nostro presidente della fondazione, chiese 30 anni fa al dottor Sappio se voleva per caso fare anche lui l'ANT in Puglia, come già c'era in Emilia. Però dice: ti deve affiancare un medico particolarmente portato per quello che è l'essere umano, per quello che è il donarsi, sapersi donare. Ci lo conosco, il dottor Prete. Si sono ritrovati a lavorare insieme per una missione straordinaria, perché insieme, lui è stato il primo medico ANT, e insieme abbiamo fondato l'ANT in Puglia. Pensate, prima è nato in un piccolo paesino, cittadina, se mi sento, i grottagliesi mi rimproverano, una città come Grottaglie, e adesso si è estesa in tutta la Puglia, grazie al professore e grazie anche alla costanza e all'impegno dei medici come il dottor. Il mio compito è quello soltanto di portare il saluto di tutti gli operatori che nella nostra provincia, 16 medici, 16 infermieri, 2 psicologi, che si stanno adoperando, ci adoperiamo tutti i giorni e tutte le notti, questa notte ci sono io, affinché la sofferenza provocata dal tumore, cioè in fase avanzatissima, quelli che vengono definiti, in termini che non mi piace, gli ammalati in fase terminale, affinché la sofferenza dal tumore diventi vivibile. Noi non possiamo pretendere di cancellare la sofferenza, non possiamo pretendere di cancellare la malattia che non è più guaribile oppure non è più gestibile dal punto di vista specifico antitumorale, ma sicuramente il nostro compito è quello di prenderci cura di questi ammalati,
e delle loro famiglie, una cosa che non dimentichiamo mai, che non possiamo dimenticare, è che accanto ad un ammalato c'è un familiare, più familiari, che soffrono e che costituiscono un'unità da curare, da prendere in cura. Quindi noi non curiamo in realtà gli ammalati di tumore, noi il nostro compito è quello di prenderci cura di questi ammalati e delle loro famiglie. Dopo molti mesi di duro lavoro e di numerosi ostacoli, le volontarie sono riuscite nel loro intento di costituire una nuova associazione Amici dell'Ante di Stadt. A due passi dal centro storico nasce la delegazione ANT con una nuova delegata, nuovi volontari e un padre spirituale. È un ambiente tranquillo e pronto ad accogliere pazienti, parenti, chiunque voglia aiutarci o chiederci semplicemente informazioni. Siamo già al lavoro e ce la metteremo tutta per riuscire nel nostro intento. La nuova delegata di Stadt. Io sono Anna Maria Lant, la nuova delegata. Sono volontaria dal 2005. Lei è Maddalena e è un po' la nostra segretaria, aiuta la segretaria. E Luisa, la nostra contabile. Caterina, la vice delegata, Donato, il nostro uomo di fatica, che è sempre presente con le consegne di presidi sanitari e cose varie. Un ringraziamento particolare ad Alia, che è stata lei a darmi l'input dell'iniziativa di aprire questa delegazione, avendo i locali totalmente gratis. E se mi è sempre stata vicina in ogni ostacolo. Antonia, Teresa, Rosanna, Chiara, Vanessa sono volontarie che si occupano un po' dei banchetti e dei lavori di preparazione ai banchetti come manufatti e cose varie. Il nostro molto!